L'intelligenza artificiale è l'ultima scintilla, perché molti di voi, credo quasi tutti forse, hanno sentito parlare di intelligenza artificiale solo nell'ultimo anno, quando è scoppiata questa bomba, tranquilli, no, non è guerra, quando è scoppiata questa bomba di ChatGPT. Però la cosa interessante è che l'intelligenza artificiale è una cosa che risale molto da lontano, infatti io partirò parecchio lontano, e vi farò vedere alcune, anzi vi parlerò praticamente di alcune anticipazioni letterarie che ci sono state a questa avventura tecnologica che promette o minaccia, perché poi sono due cose, in un certo senso due facce della stessa medaglia, promette o minaccia di portarci molto lontano. La letteratura spesso ha questa funzione o si prende questa briga di anticipare le cose che poi verranno magari realizzate. La prima anticipazione dell'intelligenza artificiale è, pensate voi, il mito di Pigmalione di Galatea, che vedete qua a sinistra, no? Naturalmente due statue, all'epoca ce n'era una sola, c'era lo scultore, no? Pigmalione, e poi che fece questa statua, e fece questa statua così bene che poi alla fine, come spesso succede agli artisti o più in generale a coloro che fanno le cose, gli piacque così tanto che lui se ne innamorò. E incominciò a fare cose strane, no? Cominciò a baciare la statua, eccetera, no? Poi si seccava che la statua era fredda, no? E così via. C'era già il problema all'epoca di costruire o riuscire a costruire qualche cosa che fosse simile all'uomo, in questo caso una donna, naturalmente, no? Galatea, in maniera da essere indistinguibile. E questo è poi quello che l'intelligenza artificiale sta cercando di fare, no? Di costruire delle macchine che alla fine non siano più distinguibili dall'uomo. Questo è un mito che appunto risale a migliaia di anni fa, però più recentemente, lo scorso secolo, all'inizio dello scorso secolo, George Bernard Shaw ne fece addirittura un teatro, si chiamava Pigmalione, e da questo teatro fu tratto un film che qui vedo che più o meno molti di voi forse l'avranno visto, no? Siete della mia età o attorno a quegli anni lì, no? Un film che come vedete c'era questa all'epoca famosa attrice Audrey Hepburn, no? E l'idea di My Fair Lady era appunto quella, l'idea di avere... di prendere una fiammiferaia, no? Anzi, il discorso era questo, no? Cioè si discuteva sulle duchesse, no? Che cosa distingue le duchesse dalle donne normali, no? E Bernard Shaw, ovviamente, che era un grande polemista, ovviamente, no? E anche un grande satiro, non nel senso di quelli col flauto, no? Ma di quelli che facevano satira, no? Si pose il problema: che cos'è che distingue le duchesse o le nobili donne, no? dalle donne normali, per esempio da una donna dei bassi fondi che vende i fiammiferi sul marciapiede, no? E l'idea era niente, semplicemente un modo di comportarsi. E allora ci fu questa disputa, che poi venne messa appunto nero su bianco in questo libro. L'idea è: se io prendo una fiammiferaia a caso, che in quel caso lì si chiamava Eliza, no? Eliza, e la addestro, anzitutto la vesto per bene, la lavo, no? la trucco, poi le insegno le maniere, no? Che hanno le duchesse, ad un certo punto diventa indistinguibile da una duchessa. E infatti il romanzo racconta, o meglio, il racconto racconta tutta questa storia, e alla fine si fa un test, che è quello che oggi in intelligenza artificiale si chiama il test di Turing. Si prende questa fiammiferaia che ormai sa comportarsi da duchessa, naturalmente lei non sapeva parlare, parlava il Cockney, questo dialetto dei bassi fondi della Londra della fine 800, inizi 900, invece le insegnano a parlare con tutte queste maniere così, la buttano in società e nessuno se ne accorge. Perché le duchesse sono solo quello, sono persone che sono state educate a diventare duchesse, no? Che perlomeno sono nate, no? In quel modo. Questo lo rivedremo poi in seguito, perché il test di Turing è esattamente questo. Quando è che si dice che un computer è diventato umano? Quando si conversa col computer e non si riesce a distinguere se c'è una macchina che sta parlando oppure se dietro c'è un uomo. Quindi vedete che queste cose hanno appunto origini molto antiche. Qui no, naturalmente no, non andiamo anno per anno, perché altrimenti diventerebbe una cosa lunga, facciamo un salto di millenni, arriviamo verso 1500, chi di voi è stato a Praga, al cimitero, soprattutto al cimitero ebraico, che è uno dei luoghi che si visitano normalmente quando si va a Praga, si ricorderà che si possono
comprare queste statuette abbastanza mostruose, no? Di quello che si chiama il golem. E il golem, di nuovo, è uno di questi tentativi. C'era un rabbino, il rabbino che si chiamava Low, no? che poi è un gioco di parole, perché Low vuol dire basso, no? Era l'alto rabbino basso, no? Eccetera. No? Ma comunque questo rabbino che decide di emulare o di simulare quello che Dio aveva fatto col Genesi. Cioè di prendere del fango, costruire col fango del fiume, in quel caso di Praga, una specie di mostro, e però riuscire a dargli la vita. Vedete che qui c'è una scritta in ebraico che dice Emet, no? E Emet è una parola, no? Che se gli si toglie la prima lettera, nel primo caso significa morte, no? E quando gli si toglie la prima lettera diventa invece vita. E allora tentare di prendere una statua di fango e in qualche modo riuscire a soffiargli la vita dentro, come si dice nel mito, diciamo così, della Bibbia, appunto, che abbia fatto Dio stesso, no? E questo mito del golem poi divenne molto famoso di nuovo all'inizio del Novecento. Questo è un romanzo di Merlin che si chiama Golem, che fu uno dei romanzi più letti e più famosi dell'inizio del Novecento. Adesso forse è passato di moda, però vale ancora la pena leggerlo oggi, no? E di nuovo c'è questo mito. Qui in questo caso c'è un aspetto diverso. Prima c'era il problema di riuscire, no? In qualche modo a distinguere quello che uno fa dall'artificiale, diciamo così, dal naturale. Qui c'è il problema che poi si ripete e si continua a parlarne anche oggi nel caso dell'intelligenza artificiale, il rischio che queste cose possono provocare. Sull'immagine a destra vedete la famosa scopa del film di Walt Disney, Fantasia, in cui questo è preso da una ballata di Goethe che era ispirata al mito del golem, eccetera. Quindi vedete che tutti se ne sono interessati di queste cose. La ballata di Goethe si chiamava L'apprendista stregone. L'apprendista stregone era appunto qualche cosa che alla fine ti scappa di mano. Nel film lo si vede molto bene, perché questa scopa viene addestrata ad andare a prendere l'acqua al pozzo e portare i secchi con quest'acqua, e poi alla fine entra in tilt e comincia ad andare avanti e indietro, e l'acqua continua a arrivare e genera addirittura una specie di alluvione. Quindi questo è il grosso problema. Noi costruiamo questi giocattoli che poi alla fine potrebbero scapparci di mano. Questo è quello che scappa di mano di tutti, lo conoscete tutti perché è stato ripetuto nei film di Hollywood, non solo, innumerevoli volte, ce ne sono 4-5 versioni. È un romanzo di una signora che si chiamava Mary Shelley, la moglie del poeta Shelley. La storia, tra l'altro, della nascita di questo romanzo è di per sé un romanzo a sé stante, che coinvolge Byron, l'amante di Byron, che era appunto la sorella di Mary Shelley, il poeta Shelley, eccetera eccetera. Ma non posso parlare, altrimenti invece di andare a pranzo andiamo a cena. Ma il romanzo Frankenstein è diventata appunto di nuovo anche lì un simbolo di qualcuno che cerca di costruire qualche cosa che sia simile all'uomo. Vi ricordate come lo fa? Va a prendere anche lì nei cimiteri, c'è sempre questo aspetto un po' truculento, no? Di andare a prendere le parti dei cadaveri, metterli insieme non è difficile, a parte che poi l'effetto non è necessariamente molto interessante. Viene fuori questo mostro, no? Così, no? Che è meglio del golem, no? Ma ancora è molto lontano da qualunque cosa di umano. Il problema è anzitutto come infondergli la vita. Qui vedete, siamo nel 1818, nessuna guerra in quell'anno, quindi possiamo stare tranquilli, no? 1818 ormai c'era stata la pace, no? Napoleone l'avevano mandato in esilio, no? Nell'isola, eccetera, quindi per qualche anno si stava tranquillo. E gli inizi dell'Ottocento erano interessanti, perché in Inghilterra si cominciava a giocherellare con quella che poi sarebbe diventata l'elettricità. E Mary Shelley nella prefazione, la seconda edizione del suo romanzo, ne parla, dice: in realtà uno dei modi di dare la vita a un cadavere, appunto, messo insieme da pezzi di altri cadaveri, potrebbe essere quello di dargli una scossa, no? Come oggi quando si fa l'elettroshock, no? Ed era un tentativo anche abbastanza interessante. Ovviamente l'intelligenza artificiale, come tutta l'informatica, lavora direttamente, no? con l'elettricità, no? Quindi anche qui, no? Ci sono prefigurazioni. Notate che queste erano cose lontanissime. Oggi noi l'elettricità
velocità la diamo per scontata. Però se pensate che la prima volta in cui l'elettricità fece effettivamente l'ingresso, diciamo così, in società fu nel 1900, l'anno 1900, quando si fece la grande esposizione, l'Expo di Parigi, e per la prima volta si illuminò i palazzi, no, con tutte queste lampadine, e infatti la Ville Lumière, Parigi, si chiama così semplicemente perché è stata la prima a dotarsi di lampadine elettriche, no? E quindi tutta la tecnologia, no, che sta confluendo verso quello che stiamo cercando di raccontare. Vediamo più vicini a noi, 1872, questo romanzo che invece molti di voi avranno letto, Erewhon, questo strano nome che in realtà si deve leggere al contrario, in inglese diventa nowhere praticamente, cioè da nessuna parte, un romanzo ambientato appunto in un mondo che non esiste, che poi era la Nuova Zelanda, perché poi ovviamente la cosa più lontana da quello che possiamo immaginare da noi sono i nostri antipodi, e quindi questo Samuel Butler, l'autore di questo romanzo, va in Nuova Zelanda. E come mai parliamo di questo romanzo ancora oggi? Perché è il racconto di una civiltà che lui scopre andando lì in viaggio, diciamo, ovviamente passa attraverso le montagne, no? E si trova ad un certo punto in un luogo che era praticamente inaccessibile, e scopre questa civiltà. E la parte del romanzo che ne parla si chiama Il libro delle macchine, appunto, no? E vedete che ci sono tutti questi macchinari, no? queste rotelle, ed è una cosa interessante perché questa è una civiltà come quella che potrebbe essere la nostra tra qualche anno o qualche decennio, probabilmente, cioè una civiltà che ad un certo punto scopre che essendosi imbarcata, vedete 1872, siamo ormai nella rivoluzione industriale, no? Quindi l'Inghilterra sta effettivamente costruendo una società che è basata sulle macchine, e già c'era qualcuno che cominciava a dire insomma non è detto che quella sia la via che dobbiamo seguire, perché a forza di costruire macchine finiamo di diventare macchine noi. Non sono loro che diventano umani, ma siamo noi che diventiamo delle macchine. E questa civiltà qua, in questo paese appunto che non sta da nessuna parte, Erewhon, è una civiltà che ha capito, che aveva già percorso, diciamo così, o precorso la rivoluzione industriale, e decide di smetterla. Dice ok, abbiamo visto che questa non è la via da seguire, lasciamo perdere le macchine e ricominciamo a vivere come si dovrebbe vivere, in una maniera che non è artificiale. Naturalmente la nostra civiltà è ben lungi da andare in quella direzione, ma non è detto che prima o poi magari non ci ripensino. E qui invece, quando arriviamo al Novecento, ormai la via è stata scelta. Questo è un romanzo cecoslovacco che si chiama Ruhr. Una delle R è una parola che ormai è diventata famosissima, che si chiama robot, no? Nella lingua cecoslovacca, nelle lingue slave, rabotat, no? È un verbo che indica il lavoro, quindi il robot è semplicemente un lavoratore. Ma di che tipo lavoratore? Un lavoratore meccanico. E c'è questo primo romanzo, che è stato anche questo un romanzo famoso negli anni 20, che poi però è diventato più famoso per il film di Fritz Lang, Metropolis, che molti di voi avranno visto, è uno di quelli dei classici, diciamo così, dell'inizio della cinematografia del Novecento, in cui ci sono questi eserciti di lavoratori, e c'è anche questa idea, questo è il sogno, la parte, diciamo così, positiva della civiltà delle macchine da una parte, e di tutta la meccanizzazione e in particolare dell'intelligenza artificiale dall'altra, l'idea che noi potremmo delegare alle macchine tutto il lavoro che dobbiamo fare noi, no? E quindi poi dopo finalmente, no? Siamo liberi di gestire il nostro tempo libero. Sappiamo che le cose non vanno così, perché poi non è che noi lavoriamo di meno, per esempio, perché adesso siamo in una civiltà delle macchine, continuiamo a lavorare, anzi addirittura di più, no? Di quanto non si faceva una volta, ma comunque, no? Questi romanzi e questi film appunto mettevano in guardia, e qui negli anni 50 le cose ormai vengono messe proprio di fronte ai nostri occhi. A sinistra vedete uno dei racconti, o meglio una serie di racconti di Asimov, che è stato colui che forse ha più analizzato dal punto di vista
letterario tutte le problematiche legate alla robotica. All'epoca si parlava più che altro di robotica più che di intelligenza artificiale, e ci sono due aspetti diversi che forse è bene che dica subito per evitare confusioni. Cioè, c'è da una parte l'aspetto di simulare attraverso delle macchine delle cose che sembrino degli uomini, li vedete qui, no? Questi robot che sono degli umanoidi, hanno delle fattezze umane e sono però semplicemente dei macchinari, e quindi simulare il corpo. E dall'altra parte c'è invece l'idea di simulare la mente, perché noi siamo, secondo l'idea cartesiana, corpo e mente messi insieme, no? Quindi il nostro corpo diventa appunto una macchina, un robot, e la nostra mente diventa un'intelligenza artificiale. Quando li mettiamo insieme, quello dovrebbe essere appunto un nuovo uomo, o perlomeno qualche cosa che assomiglia a un uomo. 2001, Odissea nello spazio, questo probabilmente l'avete visto tutti, ormai siamo negli anni 60, il famoso anno 1968, no? Altro che guerre lì, era i figli dei fiori, no? Pace, amore, i Beatles, eccetera, no? E questo film è diventato un po' il simbolo anche di questi argomenti di cui oggi si parlano, perché anzitutto aveva, a differenza di altri film che erano fatti soltanto da cineasti, diciamo così, e da sceneggiatori letterati, questo si basava su un romanzo, che era un romanzo fatto da un signore che si chiama Arthur Clarke, che era un astronomo in realtà, è quello che inventò i satelliti geostazionari che servono per le televisioni, per esempio, no? E capì dove bisognava mettere questi satelliti, a che distanza dalla Terra, quindi era uno che sapeva di che cosa parlava, e scrisse questo romanzo insieme a Kubrick girava il film, ci misero 5 anni, uno a scrivere il romanzo, l'altro a fare il film e a cambiare continuamente, il film influenzava il romanzo influenzava il film. Sono due cose che bisognerebbe guardare da una parte e leggere dall'altra insieme, no, per capirle meglio. E soprattutto c'è questo computer HAL, H-A-L, che poi all'epoca tutti scoprirono, no? Era semplicemente l'IBM, no? Perché H-A-L sono lettere a distanza di una, no? da quelle dell'IBM. L'IBM era diventato il colosso che costruiva questi mainframes, questi grandi computer che si usavano una volta, non c'erano ancora i computer come quelli che ci portiamo oggi in tasca, che ci abbiamo qua, che io ho di fronte, no? Erano queste cose enormi, no? E questo HAL è in realtà ormai un computer che sa pensare e sa fare tutto lui, e infatti la missione la gestisce lui, è lui che sa dove bisogna andare, che cosa bisogna fare, gli astronauti sono lì, ma insomma diventano quasi subalterni, con un problema che ad un certo punto c'è questo occhio rosso, no? Che è appunto quello di HAL si ribella. Cioè si ribella e gli astronauti gli dicono: ma tu insomma devi seguire la missione, no? che ti è stata affidata. E lui dice: no, io ho deciso di fare quello che voglio io, no? Fa un golpe, diciamo così, nell'astronave. E questo comunque è lo stesso aspetto al quale abbiamo già accennato quando parlavo dell'apprendista stregone, cioè la macchina che viene costruita per servirti e che poi a un certo punto ti dice: bene, adesso me ne vado per i fatti miei e mi rivolgo contro di te. Questo è un altro famosissimo film degli anni 80 ormai, che si chiama Blade Runner, l'avrete visto tutti, che è preso da un romanzo di Philip Dick, uno degli scrittori di fantascienza di nuovo che si divertivano molto a pensare a problematiche legate appunto all'artificiale. Il romanzo si chiama stranamente ma gli androidi sognano pecore elettriche. Gli androidi sarebbero questi organismi appunto che sono indistinguibili dagli uomini, sia dal punto di vista del corpo che dal punto di vista del pensiero. E infatti Blade Runner, credo che in italiano si chiamasse anche quello, il cacciatore di androidi. Cioè è di uno che fa parte della polizia, no? di una parte di polizia, che ha come scopo quello di andare a individuare questi androidi che sembrano uomini ma non lo sono, no? Ed è una cosa abbastanza strana. Philip Dick poi scrisse, per riassumere tutte le sue idee, un racconto di 5 righe, no? che vi posso dire, no? Così più o meno ha senso, no? Il racconto di 5 righe è questo, no? Che un giorno c'è questa fabbrica di androidi da cui si sfornano questi
meccanismi che sono indistinguibili dagli uomini, e c'è il cacciatore di androidi che arriva di fronte alla fabbrica di androidi, esce fuori l'androidi, e c'è il cacciatore che si, con le sue armi, che si fronteggiano, no? Tutti e due. E alla fine sono tutti e due armati, no? Naturalmente sparano simultaneamente, e il cacciatore di androidi, che è l'uomo che sta cercando queste macchine, spara, no? E vede che l'androide comincia a sanguinare. E invece l'androide spara a lui, no? E tac, questo gli parte una rotella, no? Un meccanismo, perché lui aveva le protesi, no? Eccetera. E Philip Dick disse, quando succederà una cosa di questo genere sarà un grande momento per l'umanità. Cioè l'uomo che però alla fine sembra lui una macchina, e la macchina che invece sembra l'uomo, e non si capisce più chi è che cosa. Questo è un film di secondo ordine, come tutti quelli che faceva Spielberg. Spielberg ha tutto un altro livello, naturalmente, no? E Hollywood, no? Nella sua versione, no? più pulp, come si potrebbe dire, no? Ed è un film che però, vedete, finalmente, no? Arriva perlomeno nel titolo, il soggetto di questa conferenza di oggi, cioè intelligenza artificiale, AI all'inglese, che è presa da un altro romanzo, anche questo romanzo non è all'altezza di quelli che ho citato, però ormai siamo nel 2000, no? nel nostro secolo, nel nostro millennio, no? E queste cose incominciano ad arrivare addirittura a Hollywood. Quindi già se ne parlava, come vedete, di intelligenza artificiale, però tutti pensavano che fossero giochetti, no? Che non sarebbero mai entrati nella nostra vita quotidiana, come spesso succede. Allora adesso, questa era la parte letteraria, naturalmente, no? Film e letteratura. Adesso vi dico brevemente quello che invece è stata la storia dell'intelligenza artificiale, per farvi capire che anche questa storia, la storia tecnologica, non è qualcosa di recente, ma in realtà parte da molto lontano. Guardate qua, 1837, un signore in Inghilterra che si chiama Charles Babbage, che inventa quello che oggi chiameremo il computer, cioè proprio il computer come ce l'abbiamo oggi. Lo inventa naturalmente con la tecnologia che c'era all'epoca, cioè le macchine a vapore, perché l'elettricità ancora non c'era, no? Sarebbe arrivata poi nella seconda metà dell'Ottocento come sviluppo, no? Con Faraday, Maxwell, eccetera. E lui la inventa con le macchine che ci sono, Watson, no? Le macchine a vapore, e se l'Inghilterra gli avesse dato retta, l'Inghilterra anzitutto sarebbe diventata la prima potenza informatica della storia, mentre invece perse l'occasione, no? E soprattutto avremmo avuto i computer a vapore. Portarsi il telefonino in tasca a vapore sarebbe stato interessante anche d'inverno, no? Che uno così, no? Si riscalda, no? E allo stesso tempo non si porta dietro le cose. Notate come si programmava, forse qualcuno di voi appunto della mia età, io me lo ricordo perché mi sono laureato nel 73 e quell'estate andai a fare un corso estivo a Perugia, no? e ci insegnarono il Fortran, no? che era il primo linguaggio che veniva usato, e per programmare il Fortran uno potrebbe pensare oggi come si fa, beh, vado sulla tastiera, scrivo, ma che? Sì, andai sulla tastiera, ma ogni istruzione di quel programma era una scheda che era perforata, c'era dei buchi dentro, e i programmi erano pacchi di schede, e se uno poi non stava attento e gli cascava il pacco, doveva riscrivere il programma, a meno che avesse avuto l'accortezza di numerare, no, le schede. Oggi naturalmente sono cose molto diverse, ma dove gli era venuta l'idea, Babbage, di usare le schede perforate per fare i suoi programmi? Beh, ovviamente anche lui si guardava intorno. Queste cose già esistevano, le schede perforate esistevano per fare le maglie per le signore, no? In modo da fare i motivi, no? Estetici, fare le righe, le strisce, oppure addirittura metterci sopra i fiorellini, le figure, no? E come si faceva? Beh, erano schede perforate perché da questi buchi dovevano uscire gli aghi in cui si mettevano i fili, no? Ed era quindi quello che oggi si chiamerebbe un template, no? Cioè, si mette lì così una specie di figura analoga a quella che tu vuoi fare, fai uscire gli aghi, no? E riesci a meccanizzare il processo di produzione dei tessuti, no?
E lui prese queste cose, no? Si chiamavano i telai Jacquard, erano stati inventati in Francia nel Settecento già, perché questa era una cosa, la manifattura, diciamo così, dei tessuti arrivava da lontano, e lui lo prese, lo fece diventare uno strumento informatico. La cosa non andò molto avanti, perché appunto in Inghilterra praticamente nessuno lo seguì, e bisognò aspettare un secolo, sempre in Inghilterra, no? Vedete, siamo esattamente un secolo dopo, 1936, quando questo signore, Alan Turing, che è uno studente tra l'altro, che aveva 25 anni o 24 anni, che nella tesi di laurea reinventò, perché fece esattamente quello che aveva fatto Babbage, ma nessuno se lo ricordava Babbage. Fu poi scoperto molto dopo, quando l'informatica nacque, qualcuno andò a vedere in biblioteca e disse: ma questo già l'aveva fatto. Tra l'altro Babbage era venuto a Torino, per esempio, all'Accademia delle Scienze, e recentemente si sono trovati tutti i rotoli con i programmi, o meglio i progetti della sua macchina, che erano cascati dietro una biblioteca, no? una fila di libri, e tirandoli fuori si è scoperto, no, che era venuto a parlarne a Torino al Conte Menabrea. Vabbè, adesso questa è una parentesi, però è interessante, perché prima la signora parlava, diceva che gli studenti sono venuti, no, e hanno finto di fare i parlamentari. Io pensavo, quello è il modo migliore per imparare a fare i parlamentari, perché anche i parlamentari fingono di fare i parlamentari la maggior parte delle volte, no? Quindi quello è proprio il modo, no, in cui si impara. Menabrea era un momento in cui i politici erano molto diversi. Era un ingegnere, insegnava ovviamente al Politecnico di Torino, e divenne primo ministro adesso non succede così, no? Ma non voglio fare polemiche, altrimenti poi dopo non mi invitano mai più a Venezia, no? E quindi così, vabbè, comunque, no? E Turing comunque nel 1936 appunto era un giovane ragazzo. Il suo insegnante, il suo relatore di tesi, gli disse: ma qui c'è un lavoro di un signore che si chiama Gödel, no, di cui oggi non parliamo, di cui nessuno capisce niente, sembra che sia molto importante, cerca di capirlo, di tradurlo in modo che lo capiamo anche noi. E lui pensò a come si poteva tradurre questo lavoro nel modo più intuitivo, e pensò di tradurlo in termini di macchine che calcolano, macchine calcolatrici, quelle che oggi chiamiamo così, no? Che all'epoca poi si chiamarono macchine di Turing. Ancora oggi in informatica, quando si insegna l'informatica, si parla di macchine di Turing, no? E nacque così l'idea del calcolatore programmabile, cioè le calcolatrici. Bisogna stare attenti, perché oggi non posso evitare di parlare di cose che sono sensibili, ma oggi c'è questa idea, no, che i sessi non esistono, la differenza tra maschi e femmine, no, non c'è. In informatica c'è. Le calcolatrici e i calcolatori sono due cose completamente diverse, no? Le calcolatrici, no, sono macchine cosiddette dedicate, come devono essere, no, dal punto di vista, no, del genere, che facevano solo certe cose. Noi ce l'avevamo, io ho fatto geometra, no, da piccolo, da ragazzo, ci avevamo queste macchine calcolatrici, molti di voi ancora ce l'hanno adesso, che facevano solo quello: sapevano fare la somma e il prodotto e le loro inverse, no, le sottrazioni, quello lo sapeva già fare Leibniz con le macchine a manovella, no, eccetera. Però oppure man mano che uno comprava delle calcolatrici più grandi, no, e si potevano fare più cose, magari seni, coseni, poi che ne so, i logaritmi, no, eccetera, eccetera. Però ogni volta che si aggiungeva qualcosa a macchina cresceva. E l'idea che c'era appunto prima degli anni 30, l'IBM già c'era perché è nata agli inizi del Novecento, l'idea era che i calcolatori, le calcolatrici sarebbero diventate sempre più grandi. Più diventavano grandi, più sapevano fare cose, e arrivò Turing, che ebbe la grande scoperta dell'informatica, si poteva chiamare l'uovo di Colombo, ma anche perché già Babbage l'aveva avuta, cioè che invece di continuare a far crescere la macchina, bastava fare una macchina che fosse grande a sufficienza da prendere dei programmi scritti, tradurli, eseguirli o simularli e poi restituire la risposta. Cioè, invece di mettere la grandezza nella macchina stessa, la si spostava sui programmi. Divennero le macchine programmabili e sono quelle che oggi noi usiamo ogni volta. Quando noi compriamo le app, per esempio, per i nostri telefonini, quello è un programma, no, che uno aggiunge alla macchina che ha, no? E allora, vedete, aggiungete le app e non continuate invece a comprare delle calcolatrici tascabili sempre più grandi, perché poi alla fine le tasche, no, non le tengono più. Vedete che qui ci sono due date però, 1936-1950, perché Turing
inventò il computer nel 1936, come vedete l'anno è qualche anno prima della guerra, della seconda guerra mondiale. Durante la seconda guerra mondiale Turing divenne un famoso eroe dell'informatica che sarebbe poi venuta, riuscì a decifrare i codici nazisti, la famosa macchina Enigma. Gli nazisti avevano una macchina a rotori che codificava i loro messaggi. Tutte le mattine i nazisti si alzavano, cantavano, no, Deutschland, Deutschland über alles, no? E poi lanciavano in giro per la Germania o per tutta l'Europa a un certo punto, no, durante la guerra, dicevano come bisognava sistemare i rotori quel giorno per trasmettere, lo facevano in chiaro perché intanto la gente sentiva, non aveva la macchina, no? Come bisognava sistemare questi rotori, ce n'erano cinque, quindi la cosa diventava esponenziale, no? Ogni volta che si aggiungeva un rotore diventava più complicata, per trasmettere i comandi quel giorno lì. E infatti gli inglesi e gli alleati, no, cosa potevano fare? La macchina non ce l'avevano. Riunirono tutti quelli che potevano, gli alleati, a Bletchley Park, in un famoso sobborgo di Londra, e non sapendo chi avrebbe potuto dare dei contributi, presero gente di ogni genere. Preso per esempio Alexander, che era il campione inglese di scacchi. Uno dice: cosa c'entra di scacchi? Beh, quello sa ragionare, magari, chi lo sa, no? E presero un po' di tutti. Ne presero uno anche, molto interessante, il quale aveva delle idee strane. A un certo punto ebbe questa idea, dice: ma noi potremmo trovare una macchina, una copia dell'Enigma. Facciamo così, prendiamo due inglesi che parlano perfettamente tedesco, vorrei proprio vederli, no, questi. Ma comunque, no, a parte quello, no, lui sperava, no, che qualche inglese non potesse parlare tedesco senza essere riconosciuto, no? Lo si veste da ritorna, vi ricordate, no, la fiammiferaia, no? Eliza, no? Lo si veste da nazista, no? Quindi si dà parla tedesco, lo si veste da nazista, lo si mette su un aereo che dipingiamo come se fosse un aereo nazista, no? Poi lo mandiamo in mare, no? E lo facciamo ammarrare per una avaria, no? Vicino a una nave dove si spera che ci sia la macchina, no? E allora questi vengono presi in salvo dai tedeschi, li si mette su, loro sono sulla macchina, sulla nave, prendono questa macchina e poi mancava un pezzo, dice: come tornano? Ah. E allora gli dissero: guarda, tu faresti meglio a scrivere romanzi. Infatti lui si chiamava Fleming, Ian Fleming, no? E dopo la guerra, no, effettivamente disse: ma adesso mi metto queste idee, le faccio fruttare, no? I film di James Bond, molte delle cose che voi vedete nei film di James Bond sono successe veramente. Vi ricordate quando si va, soprattutto nei film degli inizi, no? Quando si entra in questi uffici dei servizi segreti e c'è il capo sezione che ha una lampadina, quando la lampadina è accesa non si può entrare perché c'è una riunione, cioè, quello era effettivamente così a Bletchley Park, no? Semplicemente avevano inventato questo artificio, no? Per dire: non entrate perché si sta parlando, no? E quindi usavano queste cose. E Turing comunque invece fu uno di quelli che vennero reclutati, anche lui. E fu lui che inventò una macchina, che non era ancora il computer, perché lui l'aveva inventato il computer, ma non era mai stato realizzato, e riuscì comunque a decifrare questi codici nazisti. E a un certo punto gli alleati, la mattina, stavano a sentire la radio, no? Quindi Deutschland, Deutschland, e poi dicevano: come si devono mettere i rotori, no? E loro non sapevano come mettere i rotori, ma li simulavano attraverso questa bomba, la chiamavano la bomba, e riuscirono a decifrare le cose. Cioè, ci furono episodi anche abbastanza imbarazzanti. Per esempio, voi sapete il bombardamento di Coventry, che fu una delle cose tragiche della seconda guerra mondiale. Tragiche fino ad un certo punto, perché anche qui ogni cosa di cui si parla diventa una cosa sensibile, no? Però che cosa cercarono di fare i nazisti a Coventry? Di fare quello che si chiama una tempesta di fuoco. Forse voi siete addentro a queste cose, no? La tempesta di fuoco è una cosa tremenda, cioè si parte, si va su una città e si cominciano a fare bombardamenti a tappeto per giorni, uno di seguito all'altro, un minuto dietro l'altro, bombardamenti, 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 fino a quando si crea una condizione, si spera, no, di poter innescare una specie di reazione a catena che faccia bruciare l'atmosfera. E quando si riesce a fare quello, no, si chiamano tempeste di fuoco, che avvengono in natura, spesso gli incendi nelle foreste, e quegli incendi che poi non si riescono a domare, si autosostengono, no? Sono cose che una volta innescati non c'è modo di fermarli fino a quando non si è bruciato tutto. Ma non ci riuscirono.
Però Coventry in realtà fu rasa al suolo, perché anche non c'è bisogno di fare una tempesta di fuoco, e gli alleati lo sapevano. E decisero di non fare niente, no, perché dissero: se noi impediamo questa cosa, ovviamente, e come dirgli, sapevamo che stavate arrivando, i tedeschi avrebbero capito che qualcuno era riuscito a decifrare i codici, no, e così via. Lo dico fra parentesi, senza polemiche, però le tempeste di fuoco riuscirono a farle gli alleati, le fecero ad Amburgo, a Dresda, a Tokyo, sono stati probabilmente i crimini più efferati della seconda guerra mondiale, insieme alle bombe atomiche, di cui non si parla quasi mai, perché la guerra l'abbiamo vinta noi, no? Noi, loro, perché noi io dico sempre, siamo stati gli unici a vincere veramente la guerra, perché solo noi siamo sempre stati dalla parte del vincitore. Fino al 43 no, eravamo dalla parte di chi avanzava, poi dal 43 al 45 eravamo dall'altra parte, no, così. Comunque, chiuso questo, alla fine della guerra, Turing è un eroe naturalmente, no? Però nessuno lo può sapere, perché era un eroe segreto. Lui aveva fatto queste cose, no? Si pensa che la guerra avrebbe potuto durare 3 anni di più, pensate, fino al 1948, se non ci fosse stato questo vantaggio che effettivamente Turing aveva dato agli alleati. E uno potrebbe pensare, dice, ma con un genio che avete così in casa, che cosa fa l'Inghilterra? Ha perso l'occasione con Babbage, stavolta la prenderà? No, decide che non ci interessa costruire un computer. Turing cerca di convincerli a costruire un computer, non c'è verso, lo fanno gli americani, no, per la prima volta con von Neumann nel 1945, e l'Inghilterra per la seconda volta perse l'occasione di diventare lei la potenza informatica. Ma nel 1950 Turing pensa a quello che potrebbe fare il suo computer, e beati quelli che l'hanno costruito, e si comincia a porre delle domande, a dire: ma il computer, va bene, certo è una macchina calcolatrice, ma i calcoli cosa possono fare? Beh, dipende, perché se uno fa dei calcoli che simulano altre cose, per esempio che simulano una partita di scacchi, potrebbe far giocare il computer a scacchi. E scrive lui il primo programma per un computer, il computer non c'è, quindi dice: faccio io il computer, invita un suo amico, dice: giochiamo a scacchi io e te, tu gioca a scacchi come sai e io seguo le mie istruzioni. Dopo 10 mosse ovviamente perde subito, perché il programma era abbastanza rudimentale, no? Però di lì comincia questa idea di dire: cerchiamo di far fare al computer non soltanto dei conti, che certo servono, ma servono in economia, no? Magari nella finanza, eccetera, facciamogli fare altre cose, per esempio giocare a scacchi. E lui scrive nel 1950 un famoso articolo che si chiama Intelligenza Artificiale. Lì nasce proprio la parola, no? Dell'impresa di cui stiamo parlando. Il problema della macchina di Turing era che aveva nel suo progetto una specie di scatola nera, come si potrebbe dire. Turing aveva detto: supponiamo che ci sia una scatola che sappia fare queste operazioni elementari, no? E poi io costruisco tutto il resto. Nel 1943 due persone, questo McCulloch, che lo vedete lì, sembra un santone, era un famoso neurofisiologo, e Pitts, un matematico, si mettono insieme e cercano di costruire questa scatola nera. Questo è il momento in cui, notate, siamo nel 1943. La ChatGPT usa le cose che questi signori inventarono in quell'anno, che si chiamano reti neurali. Come mai? Beh, perché, come potete immaginare, un neurofisiologo cosa poteva conoscere? Conosceva il cervello. Il matematico conosceva invece i computer, no? E si mettono insieme e dire: ma scusa, il cervello potrebbe essere una specie di computer più sofisticato, oppure meglio, il computer potrebbe essere una specie di cervello elettronico. Una volta li si chiamava proprio così agli inizi, dopo la seconda guerra mondiale, i calcolatori si chiamavano cervelli elettronici. E allora cercano di capire come è fatto il sistema nervoso centrale, che ci sono appunto, no, questi neuroni che sono collegati da dei fili, no, questi assoni, no, e ovviamente ci sono delle differenze. Quando voi lanciate un segnale elettrico, questo segnale oceo non c'è, 0-1, come si potrebbe dire. Mentre invece vedete qua, posso usare anche per una volta, no? Vedete qua questa funzione, lo vedete qui, che si chiama sigmoide, perché sembra una sigma in greco, no? È una risposta appunto che non è tutto o niente, ma è graduata, no? Così mettono insieme queste cose e creano l'idea di queste reti neurali, che sono proprio quelle che appunto oggi usa ChatGPT, che ci hanno dato un salto di qualità. Ma questo, siamo nel 1943 e ci vorranno praticamente 70 anni perché le cose funzionassero poi e venissero a risolvere certi problemi.
1948, questo signore all'epoca era famosissimo, Norbert Wiener, che è l'inventore di quello che si chiamava cibernetica. Oggi si usa ancora questo termine, ma meno, però era il termine che andava di voga proprio negli anni 50. Lo studio delle macchine, soprattutto delle retroazioni, macchine che possono influenzare il proprio comportamento. Infatti lui non a caso poi scrive un libro che si intitola appunto così, Dio e Golem, e vedete qua, no? La famosa immagine della Cappella Sistina, no? In cui da una parte ci doveva essere l'uomo, ma dall'altra parte ci doveva essere Dio, invece qua c'è una specie di robot. Oggi di Wiener si parla poco, ma è stato uno dei grandi appunto dell'informatica, ma questa invece è la data di nascita ufficiale, perché quello del 1950 era l'annuncio di Turing, no? La nascita ufficiale dell'intelligenza artificiale in una cittadina della costa est degli Stati Uniti, a Dartmouth, in un college, si riuniscono quelli che poi, qui li vedete, non so, la nostra civiltà purtroppo fa così, tutti riconoscerebbero Brad Pitt o i cantanti, no, eccetera, ma questi qui che hanno cambiato la nostra vita non li conosce nessuno, no? Eppure sono tutta gente che poi ha preso quello che si chiama non a caso il premio Turing, detto tra parentesi, voi sapete che c'è un premio Nobel, no? Che viene dato per certe materie, no? Cioè fisica, chimica, medicina, e poi altre tipo letteratura e pace, ma il premio Nobel per l'informatica si chiama non a caso premio Turing, perché Turing è il deus ex machina, si potrebbe dire letteralmente, no, di questa cosa. McCarthy per esempio, Minsky, Shannon, cioè tutti i nomi, no, e questi qui si riuniscono nel 1956 e dicono, beh, cosa può fare il computer? Turing ce l'ha chiesto, vediamo di rispondere, no? E allora avevano delle idee, cioè credevano che le cose fossero più facili di quello che poi sarebbero state in realtà. Dissero, nel giro di 5 anni un computer batterà il campione del mondo di scacchi, da una parte. E sempre nel giro di 5 anni un computer dimostrerà dei teoremi che i matematici non erano mai riusciti a risolvere o a dimostrare. Ed erano ottimisti, qualcuno invece era pessimista, diceva ma non ce la faranno mai, no? E tra questi 5 anni e il mai, naturalmente, c'è quello che effettivamente è successo e di cui vi faccio un breve excursus. Anzitutto qui c'è la quinta generazione, qualcuno se ne ricorderà, negli anni 80 erano i giapponesi quelli che si pensava sarebbero arrivati a fare l'intelligenza artificiale, la chiamavano appunto la quinta generazione, inventarono quello che si chiama i sistemi esperti, dirò tra poco qualche cosa di più al proposito, e questi sistemi esperti funzionavano con un tipo di programmazione che si chiamava programmazione logica, il Prolog cosiddetto, no? Che ancora oggi viene usato per fare cose di questo genere. Oggi l'idea, vi faccio vedere tra un momento gli esempi più concreti, ma oggi l'idea è questa, no? Vedete che ci sono due immagini che sembrano la stessa cosa, a sinistra c'è il nostro cervello, no? Con tutti questi 100 miliardi di neuroni, che ciascuno dei quali ha 10.000 connessioni con altri neuroni, no? Quindi numeri enormi, e dall'altra parte c'è una specie, quello che Teilhard de Chardin chiamava la noosfera, la sfera della conoscenza, cioè tutti questi satelliti che in realtà mettono in comunicazione, questo si è stancato già lui, non è? Le macchine ci deludono ogni tanto, ecco qua, vabbè. Questa è una macchina rudimentale, facile da sistemare, no? E l'idea è che probabilmente, no, questo internet sarebbe, no, l'immagine di internet sulla destra, no, che è l'analogo, no, di quello che noi abbiamo, chi di noi ha il cervello, perché oggi c'è naturalmente da dubitare, no, che molti abbiano, no, qualche cosa dentro. Allora vediamo cosa effettivamente si è riuscita a fare. E poi vedremo cosa, sto come dice lei, no? Sto avvicinandomi alla fine, tra l'altro è una frase sempre, diciamo così, no? Comunque spero che non sia proprio quella alla fine. Beh, per voi sarebbe una notizia, no? Dice, professore Di Freddi dall'ultima confluenza, no? E alla fine stramazza sul palco, no? E non lo chiameremo mai più a Venezia. Così.
Allora, cosa si è riuscito a veramente? Perché finora si è parlato, no? E spesso succede quello, uno parla, i romanzieri scrivono, inventano, però dice, qualcosa si è fatto? Beh, voi la fine la sapete già, perché se siamo qui è appunto, no, perché ChatGPT è arrivata. Il primo risultato è stato questo, che era una forma di ChatGPT. 1966, pensate, quindi era solo 11 anni dopo il congresso di Dartmouth, questo signore, che è un programmatore, uno dei primi intelligenti artificiali, si chiama Weizenbaum, scrive un programma che si chiama Eliza. Vi ricordate di Pigmalione, di cui abbiamo parlato agli inizi, che era la fiammiferaia che si chiamava così? Non è un caso, perché lui aveva letto appunto l'opera di Bernard Shaw, visto il film, no? Più probabile come informatico, no? e decide di fare un programma che simula la cosa che gli sembra più facile da fare, no? Dice, lasciamo perdere il pensiero matematico, poi ci arriviamo. Ma la cosa più facile da fare, te lo chiedo, avete degli psicanalisti per i vostri membri? Hai. Ci sono psicanalisti? Alzino la mano. No, non, se ci sono sono nascosti, quindi posso parlarne, no? Poi si offendono da solo. Ma dicevo, è complicato, no? Cioè, la cosa meno complicata da simulare è lo psicanalista, no? Voi, chi di voi è andato allo psicanalista lo sa, no? Cosa fa? Vi fanno mettere su un lettino, no? E lui si mette dietro, perché? Perché così nessuno lo vede, no? E mentre voi parlate, lui vi lascia parlare, no? Legge, adesso poi soprattutto, no? Con l'iPad non si sente niente, no? Prima col giornale si sentiva, no? Che girava. E quando voi vi fermate, no? Lui si ferma anche un momento e c'ha nell'orecchio, no? Le ultime parole che avete detto, no? E non so, vi dice, ah, perché poi mia madre, dimmi di tua madre, no? E guarda, ricominciano così. Questo è quello che fanno gli psicanalisti. E allora Weizenbaum dice, non è così difficile, no? Io faccio un programma che lascia che quello che sta parlando con me faccia quello che vuole, no? E quando lui si ferma, prendo l'ultima frase, prendo il sostantivo che compare nell'ultima frase e dice, dimmi di più di questa roba qua, e va avanti. Sono un programma di 10 righe, no? E fa questo programma, e la cosa straordinaria è che questo programma ha un successo straordinario, cioè comincia a girare fra gli informatici, lui capisce, Weizenbaum, che ha diciamo così, sfregato il tubo dove poi esce il genio malefico, no? Perché un giorno entra nell'ufficio di un suo collega senza bussare. E quello gli infuriato gli dice, cosa stai facendo? Sto parlando con Eliza, no? Cioè come se uno parlasse veramente con lo psicanalista, no? E lui dice, oh mamma mia, questo lo sta prendendo seriamente, no? E la cosa interessante è che questo lo trovate in rete, se volete divertirvi andate, no? E, è chiaro che se uno sa che è un programma è facile fregarlo, perché lui ti fa delle domande e tu continui sempre a dirgli sì, oppure sempre no, e lui dopo un po' c'ha 3 o 4 opzioni e poi ricomincia, no? E a quel punto ti accorgi che è una macchina, oppure come certi miei colleghi potrebbe essere, no? Che effettivamente farebbero così, no? Ma insomma, è la cosa indistinguibile. Però se uno non lo sa, e quindi, o perlomeno se dice, vabbè, giochiamo, diciamo così, come si fa d'altra parte anche con ChatGPT, succede la stessa cosa, se voi continuate, no, a bombardarlo delle stesse cose, no? Dopo un po' lui dice, va, non so più cosa fare. No? E l'idea è, si può simulare perlomeno un particolare tipo di pensiero, questo si chiama la psicanalisi rogersiana, è quella che fa questo trattamento di chiedere sempre soltanto... L'idea che c'è dietro è che ovviamente quando uno si ferma è perché è arrivato a un blocco dell'inconscio, però in qualche modo, no, si può capire qual è questo blocco dalle parole che ha usato alla fine, no? Però si comincia a capire che qualche cosa del pensiero si può simulare. 1970, quindi pochi anni dopo, qui invece la cosa diventa molto più seria, perché il primo sistema, ce ne sono stati altri, ma questo qui è il primo che ha avuto veramente successo, un sistema esperto. Cosa vuol dire sistema esperto? Di dire, ma dunque prendiamo la medicina questa volta. Medicina, quando uno fa medicina, che cosa fa? Beh, deve studiare anni, no? Perché ti devono insegnare per ciascuna malattia che cosa devi fare, quali sono i sintomi, no? Come ti devi comportare, che esami devi fargli fare, no? A seconda delle cose, no? E allora presero, anzitutto, l'idea è cominciamo anche lì a circoscrivere la cosa, no? Non uno che faccia il medico, momento. Qui prendono semplicemente la diagnosi di problemi al fegato.
e mettono insieme decine di esperti, lo si faceva a mano all'epoca, negli anni 70, quindi si andava lì, non si cominciava a dire, supponiamo, dunque arriva uno che ha mal di fegato, cosa deve fare? Beh, che ciascuno diceva le sue cose, e poi il programmatore ha cercato di mettere insieme tutte queste informazioni, ed è per questo che si chiama sistema esperto, perché viene fatto usando l'esperienza, l'expertise, no, di persone che sono esperti nel loro campo. E lo si fa, e questa cosa ha preso piede negli ospedali, ormai quando andate dai medici ve ne sarete accorti, no? che un sacco di volte loro pasticciano sul computer, eccetera, perché ci sono dei protocolli che devono essere seguiti. Oggi tra l'altro la cosa è diventata molto più facile, perché non c'è nemmeno bisogno di andare dai medici più a chiedere, ormai tutto è in rete, no? Ci sono i giuristi, per esempio, lo fanno regolarmente, no? Cioè hanno ormai i database in cui possono consultare le leggi, i pronunciamenti dei tribunali, eccetera, no? Una volta ci volevano il picco della Mirandola, che avevano le cose dentro la testa, oppure i topi di biblioteca, che avevano di fronte centinaia di volumi. Oggi si possono fare queste cose, e questi, come vedete, sono passati praticamente 50 anni e sono ormai distribuiti negli ospedali di tutto il mondo, no? Quindi, e non soltanto, questi sono di medicina, ma si possono fare, come ho appena detto, no? Per la legge, per tanti altri campi. La matematica, questo è un po' più seccante, perché uno penserebbe, sì, però la matematica e gli scacchi sono le cose più razionali che l'uomo fa, e quelle il computer non potrà mai farle. Invece la cosa straordinaria è che sono proprio quelle, più la cosa è razionale, più il computer riesce a farla bene, no? Questo è un famoso problema, voi vi chiederete per qual motivo i matematici perdano tempo con questi problemi, ma comunque, no? Si chiama il problema dei quattro colori. Cioè ci sono gli stati del mondo, perché stiamo ancora aspettando il momento felice in cui il mondo sarà tutto uno, come diceva John Lennon, no? When the world will be as one in imagine, no? Per ora siamo divisi in nazioni e sui bordi le cose non funzionano tanto bene, no? Però uno vuole disegnare una carta, colorare una carta in modo che le nazioni abbiano dei colori diversi, e se sono nazioni vicine ovviamente non abbiano lo stesso colore, perché altrimenti sembra che siano la stessa nazione. Quanti colori sono necessari e quanti sono sufficienti per colorare una mappa? All'inizio uno potrebbe dire, dipende anche come è fatta la mappa, perché se voi avete per esempio una torta e la tagliate a fette che convergono nel punto centrale, no? Se quel punto centrale lì è una cosa che voi volete distinguere con colori diversi, siete fregati, perché poi potete tagliare la torta in un numero qualunque di fette e tutte quelle fette devono essere colorate in maniera diversa. Però gli stati di solito, a volte sì, perché per esempio nello Utah i quattro, quelli che si chiamano non a caso i Four Corners, no? Avrete visto le mappe americane, ma quello perché gli americani tracciano i confini con la riga e col compasso, come facevano gli inglesi tra l'altro, no? Quando c'avevano ancora l'impero, no? Bei tempi per loro, no? Ma oggi i confini non sono così, quindi a parte quelle mappe lì strane, no? Le mappe vere. Nell'Ottocento, cioè, arriva uno che a metà Ottocento dimostra che cinque colori sono sufficienti e necessari. E è interessante, perché si chiama teorema dei cinque colori. Poi però i matematici guardano a questo teorema, è molto complicato questo teorema, e si accorgono che è vero, cinque sono sufficienti, però non è detto che siano necessari. Cioè il problema diventa quattro o cinque, questa è la soluzione. Siamo a metà dell'Ottocento, notate, si arriva fino al 1976 senza sapere qual è la soluzione. Non è che la cosa fosse importante poi da un punto di vista della cartografia, lo era da un punto di vista matematico. Come si fa a risolvere questi problemi? Beh, bisogna pensare a tutte le possibili mappe che si potrebbero mai creare sul mondo, no? E ce ne sono ovviamente parecchie. E nel 1976 due signori all'Università di Urbana-Champaign, Appel e Hackel, usano il computer, 2000 ore di tempo macchina. All'epoca c'erano questi enormi computer e durante la notte non venivano usati. Allora loro chiedono di usarli di notte, no? 2000 ore sono parecchie, no? Perché sono mesi di lavoro. Loro riescono a ridurre le mappe possibili da esaminare a un numero sufficientemente piccolo, che comunque è un numero enorme. E tutte queste mappe vengono esaminate una dietro l'altra da questo computer che lavora, no? Così, e a un certo punto dà la risposta e dice ok. Dice, tutte queste si possono colorare con quattro colori.
E allora, giubilo fra la popolazione dei matematici, quattro colori bastano. Io ricordo, sono andato a studiare all'Università di Urbana-Champaign nel 1978, che vedete che due anni dopo, e mi ricordo che sono arrivato lì, tra l'altro non sapevo quasi niente d'inglese, perché io avevo imparato l'inglese sulle canzoni di Elvis Presley, che sono cose utili, ma solo in certi ambiti, no? Perché naturalmente quando uno arriva all'università, e mi ricordo che uno dei primi giorni, no, il professore con cui lavoravo mi disse: senti, oggi non posso venire a pranzo con te, no? Vai col mio collega di ufficio, no? E io dico: va bene, no? E questo, siamo arrivati lì, ha capito che non è che potessi parlare di molto, no, in inglese all'epoca, no? E tira fuori il tovagliolo e comincia a spiegarmi il problema dei quattro colori. Era uno dei due che l'aveva risolto, no? Io dentro di me dicevo: ma a me cosa me ne importa? Io studiavo tutto il resto, poi non capivo quasi niente, no? Oggi, ma no, avrei fatto, no, faville per poterle intervistare, nel frattempo è morto, no? E tanto questo non interessa nulla a nessuno, ma sia il professore con cui lavoravo, sia lui, questo qua, dei quattro colori, che io più modestamente, eravamo nati lo stesso giorno, di anni diversi, no? 13 luglio, e quell'anno lì abbiamo fatto compleanno tutti insieme, no? Una cosa più unica che rara, no? Di trovare. Anzi no, non faccio, perché in realtà è molto probabile che qui per esempio ci siano qui ce ne sono, quante sono le persone circa? 200, beh certo, no. È sicuro quando ce ne sono 366, 367, è sicuro che due almeno hanno il coso, ma anche con 25 persone o 30 persone è molto probabile, poi facciamo le cose a pranzo, no, eccetera, se venite tutti a pranzo a giocare così, vabbè. Comunque questo è uno dei primi, è il primo risultato che viene dimostrato da una macchina, e a tutt'oggi non c'è nessuna dimostrazione che un uomo possa seguire. E la cosa diventa imbarazzante, perché quando questi hanno mandato il loro lavoro ai referì, come si fa, no? Perché fosse pubblicato, e loro hanno guardato il lavoro, che sembrava funzionasse, no? E poi dice: però gli avete fatto fare un corso, e il lavoro l'ha fatto computer. E allora il referì ha dovuto prendere un altro computer, scrivere un altro programma per quel computer, passare altre 1000 ore, perché poi nel frattempo i computer andavano sempre più veloci, no? E alla fine anche l'altro computer dice: sono d'accordo. Però no, e ormai le cose stanno diventando così in matematica, molti teoremi sono poi stati dimostrati in seguito usando il computer in maniera massiccia, e chi lo sa se sono veri o no, i computer ci dicono di sì, quello che noi capiamo ci dice di sì, però dentro la testa non ci sta più. Quindi la matematica è enormemente cambiata grazie a queste cose, notate sono 50 anni fa, eh. 1997, Kasparov, che vedete a sinistra, che gioca contro un programma, Deep Blue, che non vedete a destra ovviamente, non è lui il programma, no? Questo non è ancora un androide, no? Questo qui era uno che faceva le mosse che il programma diceva che stava facendo, no? Guardava il computer, no? E Kasparov viene prima battuto dal computer, che si chiama appunto Deep Blue, Profondo Blu, in una partita, poi viene battuto in un torneo di 6 partite, e a tutt'oggi, io l'ho incontrato varie volte, Kasparov, no? Lui tra l'altro è un ingegnere, no? Quindi è interessato anche a quello, no? Lui continua a sostenere, sì, ma dice: ma dietro quel computer c'era un grande maestro russo, no? che barava, no? Perché uno gli chiede: ma come va? Dice: perché ci sono delle mosse che non possono essere state inventate da una macchina, dice, queste sono mosse umane. Quello è il test di Turing, cioè quando uno fa una mossa, un programma di scacchi fa una mossa e il campione del mondo ti dice: mamma mia, ma sei un uomo, no? E lui dice: no, sono un computer, allora che è arrivato, no, a questo livello. Solo che gli scacchi sono una cosa complicata, ma non sono il gioco più complicato del mondo, che è invece Go. Questo gioco giapponese, e notate la differenza, questo era 1900... Dunque, dov'è? Va solo avanti questa macchina, è possibile? O si è stufata di andare indietro? Ah, ecco, eccolo qua. 1997, si è cercato per 20 anni di trovare un programma che riuscisse a battere invece quello che è l'analogo del campione mondiale, no, nel gioco del Go. E non si era mai riusciti. Cosa è successo nel 2006, quando effettivamente anche lì vedete un giocatore di Go e l'altro che finge di essere il campione? Si è smesso di usare computer che usavano programmi, Deep Blue era un programma scritto da dei programmatori con le istruzioni eccetera.
Questi qui hanno usato per la prima volta quelle reti neurali alle quali ho accennato prima, no? Che sono una cosa completamente diversa. Le reti neurali non si programmano. Cioè gli si dice, guarda, adesso ti faccio giocare così, no? Hanno delle soglie, no? E uno gli fa giocare una partita e quando vede che questo programma gioca male gli cambia le soglie, alza un po' di più o abbassa un po' di più queste soglie, eccetera, no? Si va per tentativa d'errore, ad un certo punto questi apprendono, cioè li si educa come si farebbe con i bambini imparano a parlare così, no? E si dice mela, e dice pera, no, mela, 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 no, a un certo punto capiscono, no? Ed è interessante però perché poi alla fine loro giocano bene, ma noi non sappiamo perché. Cioè è come vedere qualcuno, no, che tu aiuti, come vedere i figli, no? Cioè che fanno le cose, no? Uno dice boh, chissà da dove arrivano, no? Chissà da dove le prendono. Comunque oggi Go è stato anche lui battuto e questo ha segnato in un certo senso la fine degli scacchi e del Go, perché certo che quando le macchine giocano meglio degli uomini cosa puoi fare? Sì, puoi giocare col tuo vicino di casa infatti ci sono oggi campionati mondiali separati. C'è il campionato mondiale degli uomini, uomini nel senso di umani, no? E c'è il campionato mondiale dei programmi. E i programmi giocano per conto loro perché non c'è verso, anzi se voi seguite le cose di scacchi vi accorgete che quando due giocatori umani giocano, vicino ci sono i commenti del computer, e uno dice questa mossa, no? E a volte ci sono, Carlsen per esempio spesso gioca quasi come un computer, questo è interessante, è lui che diventa come un computer, non i computer che ormai sono avanti. E Go, questo programma di Go tra l'altro è interessante perché era stato fatto per il Go. Ed era una rete neurale. A un certo punto si chiamava appunto AlphaGo. A un certo punto decisero i giapponesi, dice facciamolo giocare a scacchi. No? Allora l'hanno preso e gli hanno insegnato a giocare a scacchi. In quanto tempo? In 4 ore. Gli hanno detto queste sono le, anzi in 3 minuti gli hanno insegnato a giocare a scacchi. Hanno detto queste sono le regole degli scacchi. Allora lui dice ok, gioco con me stesso. Che vuoi, no? E si è messo a giocare con se stesso partite, no? Facendo le due parti, no? Come in quel romanzo di Steven Zweig che qualcuno di voi ha visto, che era nel campo di concentramento e giocava a scacchi con se stesso perché non c'era nessun altro a memoria, no? Così. E in 4 ore, questa rete ne ho 4 ore, ha battuto il campione mondiale dei computer, cioè dei programmi. E questo capite che cosa vuol dire? Quando uno ha una rete neurale che da sola autoapprende semplicemente quando gli si dice che cosa fare e in 4 ore passa a essere migliore di qualunque programma che è stato mai fatto da un uomo e cominciano a diventare cose effettivamente un po' problematiche. Quali sono? Beh, ormai questo è quello che è stato fatto, no? Quindi ChatGPT la conoscete tutti, ma tra l'altro ChatGPT non l'ho manco messa perché è una versione un po' più sofisticata di quella Eliza che avevo detto agli inizi. È una cosa, è un gioco più che altro. Infatti Musk stamattina, non so se l'avete sentito, se lo sentite normalmente, ma sul giornale, no, perlomeno sulla stampa, c'era un suo intervento, è seccato, ha fatto causa a questa OpenAI, che è la ditta che ha messo in circolazione questa ChatGPT, perché dice noi dovevamo tenerla per fare cose utili, invece voi l'avete data in pasto, no, adesso alla gente che ci gioca e sta producendo più che altro dei guai, perché che cosa succede oggi? Succede nell'informatica quello che è successo tanti anni fa con l'architettura, cioè che una volta i palazzi li facevano gli architetti, no? Che sapevano fare, no? Progettavano eccetera, e poi che cosa arriva Le Corbusier, no? E dice facciamo tutto prefabbricato, no? Facciamo tutto così e vengono fuori, sì le città prefabbricate, no? Però un conto se erano le città fatte dai grandi architetti, un conto è queste cose, no? Tutte uguali, no? E c'è GPT, uno deve capire che così come la fa lui velocemente la fanno anche gli altri. Quindi si diventa tutti livellati, no? A un buon livello, però non c'è più diversità. Ma non è mica la fine, a parte il fatto che sta per arrivare la prossima versione, ChatGPT, forse ve ne siete accorti, non è interattiva. Se voi continuate a chiedergli delle cose che sono successe recentemente, per esempio vi dice scusatemi, ma io sono stato addestrato fino al 2000 e così, al 22, no, mi sembra, e questo non lo so. Non va in rete, molti pensano che vada in rete a cercare, no, non apprende, non è una cosa completamente chiusa, per quello che non è nemmeno tanto, no, di un'intelligenza artificiale. Il vero problema è quella che uscirà tra poco, credo a marzo dovrebbe uscire, quindi ormai siamo, no? Tra qualche settimana, e quella invece sarà in grado di apprendere, sarà in grado di andare in rete, interagire, diventerà enormemente più potente di quella che abbiamo già usato finora. Ma quali sono le difficoltà che rimangono anche con quella?
Dunque queste sono le cose che pian piano si stanno risolvendo, ma con, vedete, deep learning, no? Questa è la parola magica, la parola chiave, cioè con l'apprendimento profondo, usando queste reti neurali. Come vi ho detto, le reti neurali fanno, ma noi non sappiamo come, no? Tutte cose che fino a qualche anno fa erano impossibili da fare, riconoscere per esempio un compositore, oppure riconoscere un pittore, uno vede un quadro, no? Così, no? Riconoscere i volti, o la calligrafia, imparare a parlare. Sono tutte cose che, tanto per cominciare, non è che il vostro gatto o il vostro cane vi riconosce il volto, no? È benissimo in grado di distinguere il padrone da altre persone. Chiunque di noi è in grado di riconoscere che quello l'ha fatto, l'ha scritto Mozart, quello è Picasso, però un conto è riconoscerlo, un conto è farlo, no? Quindi il passivo è una cosa molto diversa, no? Però questo ha già cambiato molto la nostra vita. Oggi ci sono questi programmi, una volta c'era la gente che conosceva le canzoni, adesso uno sente la canzone, c'ha l'applicazione, quello ti dice chi è che sta cantando, qual è il brano, no? Chi è il pittore. Ormai con le opere d'arte si usano questi programmi, queste reti neurali, li si addestra per esempio a riconoscere i quadri di un certo pittore e poi li si usa come critici d'arte quando c'è un quadro di cui è discussa l'autenticità. E il programma si comincia a dire, dice, cosa dice il programma? Dice che è falso. Ah, mi dispiace, dice, allora non. Perché ormai lo fanno meglio di quanto non facciano gli uomini. Quindi questo più che una difficoltà è cercare di capire, no, che cosa succede. Eccola questa, la vera difficoltà. Questi programmi simulano quello che noi facciamo, ottengono gli stessi risultati, spesso anche meglio di quelli che sapremmo fare, ma non nel modo in cui lo facciamo noi. Quando un programma come Alfa Zero vince una partita di scacchi, non gioca come gli scacchisti. Gli scacchisti, quando giocano sulla scacchiera, anzitutto riconoscono la struttura di quello che c'è nei pezzi. Guardano qualche mossa avanti, 4-5 mosse. Kasparov dice che una volta in una partita è riuscito a guardare, mi sembra, 14 mosse in avanti, ed è una cosa straordinaria. Loro fanno centinaia di mosse in avanti, cioè, giocano in una maniera completamente diversa. Hanno tra l'altro accesso a librerie, no, in cui ci sono tutte le partite che sono state giocate, le aperture, le chiusure, gli studi tecnici, no? Cioè, certo, quello è molto veloce, lo fanno velocemente, quindi ci battono, però non giocano come noi, quindi non ci dicono niente del modo in cui noi pensiamo, perché lavorano in un modo diverso. E allora l'idea sarebbe riuscire a emulare le cose che gli facciamo fare, per esempio giocare a scacchi, ma come gioca un giocatore di scacchi. Questo l'hanno fatto per esempio Botvinnik, che è stato un campione mondiale di scacchi russo di qualche decennio fa. Anche lui era un ingegnere come Kasparov, e dopo che si ritirò dalle competizioni si mise a scrivere programmi che cercavano di simulare il comportamento appunto di uno scacchista come lui, e non andò molto avanti. Cioè, il problema è quello, che queste cose non ci dicono niente sul modo in cui pensiamo, perché pensano come noi, ma è come dire, noi pensiamo col nostro cervello. Certo, loro pensano con le loro reti neurali, e sono due cose che non conosciamo. I problemi dell'intelligenza artificiale, questo è per chi è più filosoficamente portato, sono questi. Anzitutto noi abbiamo vari strati di cervello, no? Il cervello rettiliano per esempio, no? La neocorteccia, no? La neocorteccia è quella che ci permette, quella più recente, no? Ci permette appunto di fare tutte le belle cose che facciamo, l'arte, la letteratura, il linguaggio, no? La matematica, eccetera. Il problema è, si può simulare la neocorteccia senza avere il cervello rettiliano? Si può staccare, che è quello che si cerca di fare con l'informatica? Oppure bisogna fare una cosa completa che ci sia anche dentro, detto meglio forse, che è più facile da capire. Cioè, è possibile simulare quello che fa il cervello senza avere un corpo? Il problema del cervello nella vasca, no? che un filosofo, Putnam, qualche anno fa, negli anni 60, mise, no? Cioè, si vede ogni tanto in qualche film in cui c'erano tutti questi cervelli con i collegamenti ai computer, il corpo non c'era, ma loro percepivano delle realtà, anche Matrix in un certo senso è simile a cose di questo genere. Oppure, come dicono certi filosofi, Merleau-Ponty per esempio, già negli anni 50, che il corpo è fondamentale anche per il pensiero,
E quindi noi siamo anche il nostro corpo, d'altra parte il cervello è corpo, no? Non è che sia una cosa staccata, l'idea, siamo tutti anticartesiani ovviamente, tutti quelli che studiano queste cose qua, no? Cioè non pensiamo che ci sia una mente scorporata, però il problema è, serve avere tutto il corpo, bisogna simulare o emulare tutto il funzionamento del corpo per poter pensare come un uomo, oppure si può isolare quello che fa il cervello e lasciarlo da parte? E poi la cosa fondamentale è questa, è ovvio che il cervello è una macchina, noi siamo delle macchine, che ci piacciono o no, però siamo delle macchine biochimiche, molto complicate, un piccolo accenno l'avete visto agli inizi quando ho parlato delle reti neurali, che quelle non sono interruttori che si accendono e spengono, bensì sono cose appunto con queste sigmoidi, no? Hanno delle risposte calibrate, eccetera. E allora il vero problema è questo, noi stiamo cercando di simulare delle macchine biologiche, biochimiche, in cui avvengono reazioni complicate, eccetera, con delle macchine elettroniche, valvole, circuiti elettrici, eccetera. È possibile oppure no? Questo è un problema scientifico, che ha un interesse filosofico, no? L'elettronica è sufficiente oppure la chimica e la biologia sono fondamentali per capire quello che succede con gli animali? Questo è il vero interesse, diciamo, di queste cose, non tanto giocare con la ChatGPT. E il problema però vero, che è quello dell'apprendista stregone, è quello che sta scritto qua, no? Cioè la coabitazione fra l'umano e l'artificiale. Si può essere certi che un computer faccia tutto e solo ciò che voglia, perché tutto va bene, ma solo ciò che vogliamo. Cioè, in altre parole, che non ci scappi di mano e che faccia quello che vuole lui, no? E la cosa è molto dubbia, perché per quanto riguarda i programmi, si sa che c'è tutta una parte dell'informatica che si chiama verifica dei programmi, verificare in maniera automatica i programmi perché facciano esattamente quello che uno gli dice, no, è un problema che è insolubile, ma non perché nessuno è riuscito a risolverlo, ma perché non si può risolvere con il computer. Quindi ci sono delle difficoltà tecniche proprio. E questo però capite che se uno addestra una rete neurale o scrive un programma perché vuole che faccia certe cose e non può impedire che quello ne faccia anche altre, bisogna vedere quali sono quelle altre, perché potrebbero essere cose che non ci piacciono molto. E infatti questo è uno dei problemi. A un certo punto noi siamo uomini con valori, no? Come si dice, capiamo il bello, il buono, il giusto, no? Come direbbe Sergio Leone nei suoi film, no? Il titolo dei suoi film, no? Però i valori umani, tanto per cominciare, noi vorremmo che poi i computer facessero quello che vogliamo noi. Quindi dobbiamo insegnare a un computer quello che è bene e quello che è male. No, a parte che non è così facile, primo, impararlo, insegnarlo ad altre persone, no? Tipo i figli o gli studenti, eccetera, ma insegnarlo a un computer quali sono i valori e come bisogna trattarli, no? E poi soprattutto la cosa interessante è questa, perché molti pensano che le macchine siano macchine e che gli uomini siano diversi, sviluppano valori perché siamo superiori a tutte le altre specie, ma in realtà i valori sono epifenomeni. Quando si arriva a un cervello di una certa dimensione, no, arrivano certe cose che noi chiamiamo appunto valori. E allora quando il cervello elettronico, no, il computer arriva a un certo livello, chi ci dice che i valori che la macchina sviluppa siano compatibili o magari invece non siano opposti a quelli che abbiamo noi? E in quel caso certo diventa complicato, perché uno computer è il caso di 2001 di Seno lo spazio, quali gli dicono, ma abbiamo detto che dobbiamo andare là, dice, io invece ho deciso che devo andare là perché i miei valori sono diversi, no? E faccio quello che voglio. Quindi per finire, no, i rischi, quali sono i rischi? I rischi ce ne sono purtroppo parecchi. Il primo è questo di cui tutti parlano, perché è ovvio, perché ogni volta che arriva una tecnologia, quella tecnologia ovviamente mette fuori campo quelli che lavorano in quel campo lì. E i robot, per esempio, le braccia meccaniche, nessuno si è mai preoccupato di fare dei robot umanoidi, no? Alla Fiat, per esempio, o alla Ford, però le braccia meccaniche erano dei robot, no? Però certo che quelli che facevano quei lavori lì sono stati messi fuori mercato. Uno però dice, ma per fortuna, perché erano lavori pesanti, disumani addirittura, no? Meglio che le facciano le macchine, quindi in certi campi va bene. Il problema è che il computer comincia adesso a fare le cose
che noi pensavamo essere tipicamente umane. Quindi arrivano queste macchine e che cosa succede? Mette fuori gioco o fuori lavoro quelli che fanno quei lavori lì, che sono tutto quello che noi facciamo. E noi cosa rimaniamo a fare? Uno può cominciare a dire, ma gli uomini cominciano a diventare inutili, no? Basta che ci siano le macchine, no? E le macchine potrebbero anche pensare quello. Dice, ma questi uomini, dice, cosa ce ne facciamo? Mettiamoli fuori casa. Quindi è un po' un problema, no? Questo pellizza da Volpedo rimesso, no? in maniera moderna, no? Ci sono persone che non sono proprio, a proposito di valori, no? Quello che noi ameremmo, no? Qui, vabbè, poverini, abbiamo scelto questi tre, no? Ma la Telecom, no? Tronchetti Provera, vi ricordate lo scandalo nel 2006 che la Telecom vendette i dati per la prima volta, no? Alle aziende che volevano usarli, no? Ci fu un processo, naturalmente. Trump, che nel 2016 usò Twitter per fare campagna elettorale. Però uno poi se la prende sempre con Trump e fa benissimo, no? Perché se le merita tutte, però hanno sempre fatto tutti così, perché Lincoln, per esempio, per parlare solo dell'America, no? Nel 1864, quando fece la campagna elettorale, per la prima volta gli americani videro la faccia del loro presidente, perché c'erano i giornali, i primi giornali, e cominciarono no? C'erano le foto di Lincoln, no? Uno poi sceglieva tra due foto, perché all'epoca non era così, no? Poi però le cose sono andate avanti. Roosevelt, per esempio, è stato il primo che ha usato la radio e faceva le conversazioni al caminetto, quindi sentire la voce del presidente, perché all'epoca non è che tutti potevano vedere il presidente, bisognava che lui andasse dove c'era la gente, no? E Nixon e Kennedy, per esempio, il famosissimo dibattito che si fece nel 1960 tra Nixon e Kennedy, quello fu un caso che fu studiato da McLuhan, perché all'epoca c'era la televisione, per la prima volta si fece un dibattito televisivo. E la cosa straordinaria fu questa, che lo stesso dibattito veniva trasmesso alla radio, perché la maggior parte della gente aveva la radio, e fu visto alla televisione e sentito alla radio. E poi si chiesero i pareri agli ascoltatori e ai televisori, no? Cioè coloro che avevano visto. E la cosa era opposta, chi sentiva la radio preferiva Nixon e chi guardava la televisione preferiva Kennedy. Perché? Perché Nixon era un avvocato, no? Era uno che sapeva, no, discutere, tra l'altro era uno che poi lo si vide, no? Anche in seguito, di politica, soprattutto politica estera, estremamente elaborato, no? Un parlatore eccezionale. No? Tra l'altro oggi la libreria Nixon, la biblioteca Nixon ha messo in rete tutti, non so, ma comunque moltissimi discorsi, interviste, sono cose interessantissime da sentire e anche magari da paragonare a quelli che sentiamo oggi, no? Quale complessità ci fosse dietro. Uno alla radio queste cose le vede. Ma in televisione. Nixon anzitutto era andato, non c'aveva la barba un po' lunga, no? Poi aveva questo cerone che gli colava, no? Perché si vede che c'aveva caldo, aveva messo la maglia di lana, no? Invece che la cosa. Kennedy aveva 50 denti, Nixon soltanto 30, credo, 4 li aveva persi, no? Eccetera. E quindi quelli che guardavano la televisione venivano distratti, no? E allora in televisione vinceva Nixon e alla radio vinceva Kennedy. Questo è un problema. E Trump ha usato Twitter, ma anche Obama aveva già usato internet per fare la raccolta di fondi. Quindi le tecnologie vengono usate, no? E il problema è che adesso si comincerà a usare anche l'intelligenza artificiale. Facebook, 2019, il grande scandalo della Cambridge Analytics. Il povero Zucker, che poi anche recentemente di nuovo dovuto andare di fronte al congresso, l'avrete visto, no? A chiedere scusa, no? Questa volta per i video che erano stati messi su Meta, no? E queste sono tutte cose che ci fanno capire che se queste cose finiscono nelle mani delle persone sbagliate, come ovvio che facciano, e potrebbero fare dei grossi danni. L'unica speranza è che tutti le possono usare. Allora in quel caso è come quando i ciclisti, no? Cioè, uno arriva a Moser che vuol fare il record dell'ora e si inventa le ruote piene, fa il record dell'ora, però il giorno dopo c'è un altro che c'ha anche lui le ruote piene, no? E quindi si continua a fare. È quello che in biologia si chiama la corsa della regina rossa, no? I virus, gli antivirus, le difese immunitarie che si inseguono, no? Cioè è una corsa infinita. Uno si chiede se poi la vita deve essere così, no? Cioè per non andare da nessuna parte, no? Semplicemente per essere sempre tutti allo stesso livello, ma così. Anche le droghe, no? Negli sport si fanno nello stesso modo. Il problema grosso è questo, la supervisione, quello che dicevo prima, fare solo quello che le cose servono. E guardate le date, quindi queste non sono cose che succederanno nel futuro, sono successe nel passato. Questo a sinistra
E la cosa più tremenda è che senza sapere abbiamo rischiato, oggi si parla molto del problema del nucleare, eccetera. Beh, 1983 c'era questo ingegnere in Unione Sovietica, c'era ancora un'Unione Sovietica, che è di fronte a un monitor e vede sul suo monitor un attacco nucleare da parte degli Stati Uniti. Vede 5-6 testate nucleari che stanno entrando sull'oceano, no? E stanno andando verso l'Unione Sovietica. Che fare? Gli hanno insegnato, dice, quando c'è un attacco nucleare, first strike, no? Cioè, dice, se ti lasci colpire sei fregato, quindi devi schiacciare il bottone. Solo che gli avevano anche insegnato, dice, se si fa un attacco nucleare non si mandano 5 testate nucleari, ne mandi 500, perché appunto se ne mandi 5, no, quell'altro poi dopo può reagire. E lui dice, sarà un errore del computer. E la cosa interessante è che era un errore del computer, se lui avesse schiacciato sarebbe stato lui a iniziare la guerra e a fare la fine del mondo, no? E fu processato in Unione Sovietica, perché dicono giustamente tu devi seguire gli ordini, non devi prenderti le cose. L'esercito si fa così, se ognuno decide quello che deve fare quando è sul campo di battaglia, cioè si va a finire male, no? Quindi questo è un problema. E da lì, infatti, negli anni Ottanta si cominciò a parlare di sicurezza dei programmi, attenzione perché questi fanno cose che noi non vorremmo fare, questi non sono ovviamente filmati dell'epoca, no? Sono il film Star Wars, War Games, in cui nel film succede questo. A destra c'è invece quel famoso flash crash, che è già di 14 anni fa, del 2010. Cioè la borsa che ormai è affidata a un computer, cioè tutti giocano col computer, è inutile giocare a mano perché tanto perderesti, solo che i computer prima di tutto sono tutti uguali, seguono tutti le stesse regole e a un certo punto magari incominciano e questo qua, in quel caso particolare, iniziò una corsa al ribasso, uno comincia a vendere, dice, ah, allora dice, tutti cominciano a vendere e ci fu un crack di centinaia di miliardi, no, di dollari. C'è anche un film che è stato fatto su questo, no? Queste sono le cose, cioè uno si affida alle macchine, però il problema è che le macchine possono anche loro sbagliare e macchina a prova di errore non ci sono e non ci possono essere. E soprattutto la cosa peggiore di tutte, nel momento in cui arriva una macchina che non solo pensa come un uomo, ma pensa più di un uomo, meglio di lui. Che fare? Come negli scacchi, per esempio. Negli scacchi uno se ne frega, vabbè, gioca con gli uomini, dice, vabbè, vado a vedere che cosa mi dice il computer sugli scacchi e pazienza, se non ho giocato bene come una macchina. Ma quando effettivamente le macchine cominciassero a pensare meglio di noi e quindi uno dice, ma seguiamo quello che dicono loro e non quello che diciamo noi, eccetera. E soprattutto poi il problema vero è quello che ho già detto. Cosa ci stiamo a fare? Se alla fine fanno tutto loro, meglio. E dulcis in fundo, questo è l'ultimo appunto, no? Chi le controlla queste macchine? Uno può dire, beh, ci mettiamo però noi lì, no? E facciamo noi i supervisori di quello che le macchine fanno. Questa è l'idea ovviamente che c'è sempre stata, ho messo Orwell qui, ma potevo mettere la Repubblica di Platone, dove la famosa domanda era appunto, no, chi controlla i controllori, no? Big Brother is watching you, in effetti, però in questo caso è il computer che ci guarda. Questi sono due consigli, non per gli acquisti, ma per le letture. In televisione si fanno sempre consigli per gli acquisti, perché non si fanno i consigli per le letture, no? Sarebbe una cosa molto migliore. Qui a sinistra vedete un libro di molti anni fa, di un filosofo che si chiama Dreyfus, fece scalpore, ma il caso Dreyfus, quello vero, è un altro, no? E vedete cosa i computer non possono fare. Perché noi abbiamo l'idea che i computer siano onnipotenti, adesso che poi stanno arrivando fanno meglio di noi, ma noi possiamo fare poche cose, le cose possibili ce ne sono parecchie e la maggior parte di quelle possibili noi non le possiamo fare, ma nemmeno i computer, anche loro hanno delle limitazioni, i computer sono enormemente limitati. C'è un'intera branca della logica matematica che si chiama teoria della computazione, che studia proprio quello che i computer non possono fare. E questo è un bellissimo libro, che non mi pare sia tradotto in italiano, ma molti di voi leggeranno l'inglese, che si pone anche alcune delle domande che ho fatto prima, cioè per esempio qual è il ruolo del corpo? È possibile simulare appunto il pensiero senza intromettere anche le questioni fisiche, eccetera. L'altro invece è un libro recente, di un paio d'anni fa, perlomeno è stato tradotto un paio di anni fa, si chiama Superintelligenza, ve lo consiglio, è di un filosofo anche questo, ma è uno che si interessa di queste cose, Bostrom,
È un libro che racconta tutta la storia che ho fatto, ma nei dettagli vi fa vedere quello che effettivamente è stato fatto nei sistemi esperti prima, poi nell'intelligenza artificiale in seguito. Ed è molto interessante perché l'ho comprato perché ho visto sulla copertina, sul retro di copertina, c'erano due blurb, come si dicono, no? Due consigli, uno di Elon Musk e l'altro di Bill Gates. E quando uno dice, vabbè, insomma, quelli sono gente che sanno, no? Le stanno facendo loro, e tutti e due. Sia Bill Gates, che viene accusato da Musk di essere quello che sta facendo i soldi appunto sulla ChatGPT e sull'intelligenza artificiale, sia lui che invece è quello che vuole farli per conto suo, no? Cioè, quindi loro sanno di che cosa si sta parlando, e tutti e due dicono: la gente crede, e questa è una cosa che può essere utile per altre discussioni, no? La gente crede che oggi i problemi del mondo siano due sostanzialmente: l'atomica, le bombe atomiche, prima quello era un po' dormiente, ma adesso con la guerra in Ucraina è di nuovo tornato di vigore. Ci sono 12.500 testate nucleari, molto più potenti di quelle di Hiroshima e Nagasaki, metà sono in mano a Putin e metà in mano a Biden, io non mi fiderei di nessuno dei due, no? E il problema è quello, no? Cioè, cosa succede se questi schiacciano i bottoni? No? Questo è il primo problema che noi crediamo essere grave. E il secondo problema che noi crediamo essere grave, giustamente, è la crisi climatica. No? E tutti e due, sia Musk che Gates, soprattutto Gates, il quale è impegnato nella crisi climatica, avrete visto suoi filmati, no? Ha scritto libri al proposito, eccetera, quindi anche lì sanno che cosa fanno, tutti e due dicono: non sono quelli i veri problemi, il vero problema è l'intelligenza artificiale. Cosa succederà di noi se in qualche modo non controlliamo la potenza di questi computer e soprattutto non riusciamo a evitare che facciano cose che noi non vogliamo?